oggi, chiudi tu oggi. Ciao. Vi conoscete? Si è presentato adesso, io sai poco. Ehi, ciao Red e ciao a tutti. Benvenuti. Grazie, ma che bello. Solo tu puoi portare ste figate in metropolitana, cioè un mezzo quotidiano che diventa così animato. Bello, sono contento di essere qua. È venuto anche il maestro Marco Lodolo. Davvero? So che lui sta canovista e usa sempre la metropolitana, si muove su Milano. Immagino, sempre in giro. Fare i complimenti, te li ha fatti prima. E voglio che tu salutassi mamma e papà. Dici da parte di Ricky Portera. Ah, ok. Grazie, grazie mille. Wow, mi è andata bene, no? Sì. Sentivo un'ostia, però bene, dai. Beh, vabbè, ma è rock questo, no? Very rock, yeah. Okay. Non avevi chiesto un po' più di voce? Sì, no, ma in realtà sentivo, è che il maestro Giovanni Giorgi picchia come un dannato, quindi avevo la batteria veramente divertente, molto divertente. I was right. It wasn't me. You did a mistake. She was right. Did you watch the video? The backstage too? Did you watch the back? Really nice. I really enjoyed that a lot. Sì, facciamo la foto. Andiamo a fare una fotina. Brava, lì. Guarda come sei diventato rosso. Ti emozioni, Sì. E te l'ho detto prima, sì, mi emoziono. Arrivo Red, un momento, un minimo di sottofondo. No, ma io sto... Sottofondo, che ne so, un sottofondo tipo Iglesias o non lo so. No, ma è molto più bello ascoltare il silenzio. No, preparazione. Vuoi sentire il rumoreggio della preparazione? Sì, ad esempio lui che sta... Io lo chiamo Felipe perché per me... Io sono Felipe. È vero. Per lui sono felice. Lui è felice. Non mi ha mai parlato di questa sua radice sudamericana. Allora, tu hai mai visto il fumetto di Mafalda?
Sì. Allora c'è Felipe che è lui. Okay. È vero, me l'ha sempre detto. Mi spieghi cosa stai combinando? Non lo so neanch'io, Red. Bisogna un po' relazionarsi con, per non sentirsi obsoleti, relazionarsi e andare avanti, quindi con i computer portatili, avere così uno sviluppo tecnologico. E poi obiettivamente tu hai la telecamera su di me, ma in realtà il pezzo da 90 è lui. Lui si chiama Fabio Mittino e suona questa, con questa strana accordatura, la chitarra frippiana. E con lui sto portando avanti questo progetto. In realtà lui è il musicista vero e io faccio il cretino. Cosa vuol dire? Frippiana Robert Fripp? Robert Fripp, sì. Robert Fripp che era nei Roxy... Dove era? Nei King Crimson. King Crimson e League of Gentlemen, credo. Sì. League of Gentlemen, sì. Ho studiato per 7-8 anni con lui. Hai studiato con Robert Fripp? Sì. E la tecnica che utilizzo è quella che sostanzialmente ha insegnato. Quindi che cosa c'ha di speciale questa accordatura? Ed è accordata come un, per quinte, quindi come un violoncello, diciamo. E come sono? Fa do, sentire, sol, re, la, fa sentire, eh? Sol. Fa sentire. Non sono... Questo per... Diciamo che i classici fraseggi non funzionano più. Un'accordatura così. No, ma io. Come promesso, eh? Come promesso. Come è storto, non come promesso. Sì, esatto. Come è storto. Siamo... No, sei sicuro di quello che vuoi fare? Certo, come no. Ti ho portato anche dopo un pezzo nuovo di Ridillo, lo facciamo, lo faccio. Certo, ma hai visto? Bravo, ma sì, hai visto i video? Bello. Risulta buono, no? Si capisce tutto, tutta la discografia. Cioè noi ricchi, qui sperimentiamo, ricchi. E fate bene, è la sperimentazione che porta alla verità poi, e alla crescita soprattutto. We're gonna make it.